Buongiorno a tutti e grazie. Avete tutti detto grazie a chi ha collaborato. Io devo dire grazie alle istituzioni locali, alla Regione Liguria, persona del Presidente Totti, al Comune di Genova, Sindaco Bucci, all'autorità portuale, al Signorini. Perché devo dire, da quando insomma noi ci siamo aggiudicati questa gara, abbiamo trovato un clima di grande collaborazione e forte determinazione da parte delle istituzioni nel raggiungere gli obiettivi, e questo, come sapete, per investitori, per chi fa il lavoro che facciamo noi, è certamente fondamentale. Devo ringraziare il team, i professionisti, i progettisti, tutti coloro che hanno collaborato, le istituzioni. Vedo qui l'assessore Cenci, che ha dato una grande mano nel risolvere parecchie tematiche che erano pendenti. Tutto questo lavoro, questo grande team ha portato alla realizzazione di questo prodotto, che è un prodotto dal nostro punto di vista un prodotto immobiliare efficiente, che garantisce dei grandi e degli ottimi risultati in termini di ritorno sull'investimento, ed è quindi ne siamo fortemente fieri e orgogliosi di tutto questo lavoro fatto. Ovviamente cercherò di descrivervi con alcune slide quello che avverrà all'interno di questo edificio. Il progetto che andiamo a presentare oggi è, oltre che essere il frutto di un grande lavoro da parte di tutte queste persone, è anche un risultato di un progetto che parte dal cuore storico dell'edificio e in maniera discreta ma allo stesso tempo efficace e funzionale cerca di valorizzarne le sue caratteristiche. Questa è un'immagine storica dell'edificio, e a questa estetica è quello a cui ci siamo ispirati per ottenere quello che è stato il risultato finale. Ma questo progetto è anche il frutto della location in cui si colloca, come è stato detto sia da sindaco che dal presidente Totti e Signorini. Perché? Perché insomma nasce, è ubicato a stretto contatto con la stazione marittima, è prospiciente l'Università di Economia, la Facoltà di Economia dell'Università di Genova, è supporto antico, a contatto col centro storico. E quindi le funzioni che poi vi racconterò che si insedieranno all'interno dell'edificio sono anche un po' in un certo senso correlate a quello che è il tessuto urbano esistente di questo luogo. Ed è anche un progetto rispettoso della storia. Qui il grande lavoro che il team di progettisti ha fatto con la sovrintendenza nell'andare, ma poi l'architetto Tosi illustrerà più nel dettaglio le caratteristiche appunto di questo lavoro, che va minuziosamente a lavorare sulle facciate. Questa è la facciata fronte mare, che verrà riqualificata e, come dicevo, in maniera discreta valorizzata e ritornata allo splendore di un tempo. Ma è anche un progetto che all'interno di questa pelle, di questo involucro che si ispira alla storia dell'edificio, nasconde una macchina intelligente. Lì sarà quindi un edificio pervaso da infrastrutture digitali e sistemi impiantistici tecnologici che lo renderanno una vera e propria macchina domotica. E questo ovviamente in una logica di progetto ESG. Tutti gli interventi di riqualificazione sui quali noi operiamo, ormai il must è il termine ESG, quindi sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell'edificio. E questo sarà, credo, uno dei primi progetti su Genova ESG. Come
cosa ci sarà all'interno di questo edificio. Le funzioni che sono state previste, questo è un progetto tailor-made, fatto su misura di chi occuperà gli spazi. Quattro funzioni principali, stiamo parlando di circa 45.000 metri quadrati di SLP commerciale complessiva, quattro macro funzioni così declinate. Quella che noi reputiamo il cuore dell'edificio sarà la torre centrale, dove ci saranno il cosiddetto Blue Innovation Forum, che insieme al Ligura Point è uno spazio dedicato ad ospitare uffici di grado A che sono studiati per ospitare la sede delle partecipate di Regione Liguria. All'interno di questo spazio troverà poi luogo un grande spazio espositivo con una sala immersiva destinata ad eventi sia per le associazioni del territorio che per eventi legati alle attività che si svolgeranno all'interno dello spazio ufficio. Insieme a questa funzione, l'altra funzione strategica, la nuova stazione marittima, il cosiddetto secondo terminal crociere, che deve essere inteso come un ampliamento della stazione marittima esistente. Qui vedo l'amministratore delegato Monzani e il presidente Solimena, che ringrazio per la collaborazione. Anche con loro abbiamo fatto un sacco di tavoli di lavoro volti a sviluppare il progetto. Con loro abbiamo sottoscritto un contratto di locazione a lungo termine e quindi troverà luogo questa funzione, che anche questa è strategica non solo per l'edificio ma anche per il territorio e per le attività crocieristiche. In un momento come questo sicuramente è una forte spinta alla ripresa delle attività crocieristiche, permetterà di incrementare l'accoglienza dei turisti legati al mondo delle crociere e di elevare l'attuale stazione marittima a degli standard europei e mondiali. Insieme a queste due funzioni, la parte ricettiva vera e propria, che saranno ubicate nelle due ali laterali dell'edificio, in particolare la funzione hotel, circa 13.000 metri quadrati, un hotel di categoria 4 stelle superior, e la parte di student housing e docent housing al servizio dell'università. Questo è, come dicevo, è una rappresentazione di quello che arriverà, che avverrà all'interno del Blue Innovation Forum, che peraltro nel sopralluogo che faremo ne vedremo una parte, vedremo un po' realmente dove si insedierà, e occuperà principalmente la parte centrale dell'edificio. L'edificio, come si vede da questa sezione, è strutturato in tre settori, quindi la parte centrale destinata ad uffici, le due laterali, da una parte sarà la struttura ricettiva e dall'altra parte la struttura student housing. Ai primi due piani la stazione marittima. Questa volontà di suddividere in tre settori l'edificio deriva anche questo da un percorso che è stato fatto di studio storico della giacitura dell'originale progetto, che divideva già in origine l'edificio in tre settori. Quindi avremo, tre edifici uniti da un'unica pelle, da un'unica facciata, però formalmente questi tre edifici funzioneranno in maniera autonoma, quindi sia dal punto di vista impiantistico che dal punto di vista degli accessi. La funzione hotel, nel quale si vede, questa è una sezione della corte, come detto in precedente, la parte esterna più tradizionale, più volta al recupero e al mantenimento dell'edificio storico, mentre le facciate interne della corte completamente tecnologiche, e quindi che testimoniano una macchina completamente innovativa, l'evoluzione del progetto in linea con il periodo in cui viene realizzato.
In copertura troverà spazio anche una terrazza panoramica con funzioni di ristorazione e una piscina, e svilupperà circa 200 camere. Allo stesso modo nell'altra corte vedete anche un po' come è stato suddiviso, anche in maniera, se volete, diciamo semplice ma allo stesso tempo studiata ed efficiente, perché questo è la base per far sì che progetti di questo tipo poi possano effettivamente avere futuro. Sarà un edificio che funzionerà 24 ore su 24 grazie all'inserimento di questo mix funzionale, 7 giorni su 7, quindi garantirà anche un presidio e quindi anche un incremento degli standard di sicurezza di tutto il quartiere. E dopodiché la funzione terminalistica, ecco, qui si vedono degli schemi delle attività che verranno eseguite, in particolare la riprofilatura di Ponte dei Mille, con la realizzazione della nuova banchina che permetterà di poter ospitare navi di nuova generazione di grandi dimensioni che sono attualmente in fase di costruzione, e la gangway che verrà realizzata e che terminerà all'interno del piano secondo, esattamente sopra dove ci troviamo ora, all'interno di Enebic. La location in cui stiamo sviluppando ora questa presentazione sarà proprio il piano terra del terminal. Noi ci troviamo all'interno del terminal del crociere. Nel percorso che faremo successivamente andremo a vedere invece lo spazio dedicato agli uffici. Insieme a queste quattro funzioni ci sono circa 4.000 metri quadrati che sono stati previsti dal piano urbanistico comunale modificato, che saranno di supporto a tutte queste attività che si insedieranno, in particolare strutture quindi legate alla ristorazione, volte che saranno ubicate in particolare sul rooftop, quindi, e saranno accessibili al pubblico con ingressi dedicati senza passare attraverso le altre strutture, e spazi di ristorazione e di retail di supporto all'attività al piano terra intorno al terminal crociere e all'hotel. Che dire, siamo molto soddisfatti del lavoro svolto. Oggi, in realtà, già nei giorni scorsi, nella settimana scorsa, abbiamo iniziato queste attività preliminari che ci permettono anche di stare all'interno di questo spazio oggi. Abbiamo messo in sicurezza le aree attigue all'edificio, cambiato la viabilità di accesso alla stazione marittima. Il cantiere ha preso forma. Le attività di strip out e di bonifica stanno anche oggi, sono state intraprese, stanno continueranno nei prossimi giorni. Siamo molto soddisfatti, ripeto, di tutto il lavoro che è stato fatto, della collaborazione, perché quello di cui stiamo parlando oggi è di una collaborazione, una partnership pubblico-privata a tutti gli effetti, nei quali il privato ci mette il suo, però anche il pubblico ci dà un grande supporto, e che ringrazio nuovamente. Per cui, che dire, lascio la parola all'architetto Tosi, che illustrerà un po' più nel dettaglio le prossime attività di cantiere e nuova vita ed Enebic.